Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play e benvenuti a un nuovo episodio di Project Zomboid. Purtroppo ho avuto dei problemi di salvataggio con l'altro tizio, con il nostro amico, che non mi ricordo nemmeno come si chiama, Bruce, ecco come si chiamava. Quindi ho deciso di fare un nuovo personaggio e ho deciso di chiamarlo Morgan Freeman, perché Gaza. Faremo un operaio edile con testa calda, ti arrabbi facilmente, astemio, ti ubriachi più facilmente, pensieroso, ti riprendi lentamente gli stati animo negativi, però sarà fortunato e robusto. E vedremo un pochino come si comporterà appunto nel mondo. Andiamo a iniziare la nuova partita e inizieremo questa partita nell'altra mappa, quindi non più in Muldrag, ma in, non me lo ricordo, nella seconda città, quella più grande, che non conosco minimamente, non ci ho proprio mai giocato, quindi vedremo un pochino cosa ci troveremo di fronte. Ok, eccoci qua. Allora, iniziamo in una casetta a caso, come al solito, leviamo l'inventario. E dunque, questo qui, hanno levato la build 25, sono tornato a essere un coso pixeloso, non sono più un modello in 3D. Probabilmente è per quello che mi si è fottuto il salvataggio. Dunque, andiamo a vedere. Dentro a queste robe cosa c'è? C'è un antidepressivo, c'è uno zaino da trekking. Figo, subito così a ghiaccio. Andiamo a prendercelo. Oh, nope. Vieni qua. Mettilo qua dentro. Vai, ok. E vai a mettertelo sulla schiena, bravo. Antidepressivi. Mettiamolo qua dentro. Anche l'asciugamano può fare comodo se piove. Qua dentro invece c'è un cuscino, questo non ci facciamo niente, qui c'è un cesto della spazzatura, c'è un lenzuolo, può fare comodo. Mettiamo dentro il nostro zaino da trekking. Ok. In questo comodino qua invece c'è una fede nuziale. Io me la prendo. Se mai il giorno, il mondo tornerà a essere quello di prima, una fede può fare un po' di soldini, ce le fa guadagnare. Andiamo a aprire questa porta, andiamo in bagno e in bagno c'è antidolorifici. Un altro asciugamano, spazzolino da denti, candeggina. Asciugamano ce l'abbiamo già, quindi non ci interessa. Andiamo magari a bere un po'. Un po'. Ok, andiamo a vedere di qua. Ci dovrebbe essere una cazzo di cosa enorme è questa. Ok, penso sia un albergo. Ok, ragazzi, siamo in un edificio grande, partiamo già. Tutti gasatissimi e stanno già bussando alla porta, naturalmente. Non abbiamo neanche un'arma. Dobbiamo cercare magari di procurarcela. Ok, qui c'è un bagno con un cestino, con degli antidolorifici, un asciugamano e un dentifricio. Andiamo a prendere gli antidolorifici. Dunque, hello? Oh cazzo, ragazzi, è pieno qua fuori. Ok, qui no, qui no, qui no, qui no. Perfetto. Andiamo a vedere nelle altre zone cosa troviamo. Qui se. Oh! Scherzavo. Andiamo a vedere nelle altre camere allora. Ok, dunque. Chiuditi. 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 Ok. Dunque. Asciugamano, cuscino, lenzuolo. Prendiamo il lenzuolo. E andiamo a vedere un altro lenzuolo. Ok. Ci sarà una dispensa da qualche parte in questo albergo. Asciugamano, candeggina, lenzuolo. Abbiamo 63 lenzuoli. Buono. Andiamo a mettere subito un. Ah no, ce l'abbiamo qua dentro. Quindi dobbiamo metterli qua. E facciamo aggiungitelo. E chiudi tenda. Ok. Adesso siamo un po' più tranquilli, anche se ci hanno già visto, quindi cambia poco. Dunque, asciugamano, cuscino, lenzuolo. Un altro lenzuolo, teniamolo qua dentro. Ne abbiamo 5 dentro la borsa e uno fuori. Nel cestino c'è un asciugamano e un cuscino. Ok. Altra stanza. Hello? Non c'è nessuno, buono. Qui c'è qualcuno? No. Andiamo a vedere prima negli armadi. Cuscino lenzuolo, asciugamano, cuscino lenzuolo. Abbiamo 60, davvero ragazzi, una quantità esagerata di lenzuoli. Potremmo anche stabilirci qua dentro, però non ho trovato ancora niente per mangiare, quindi vedremo magari prima di trovare qualcosa da mangiare, prima di decidere dove stare. Chiudi tende. Un posto grande così potrebbe essere divertente da gestire. Un altro lenzuolo.
Ok, se vi mancano i lenzuoli vi consiglio di andare in questo albergo a prenderli. Qui nel bagno ci sarà la solita roba, antidolorifici. Ok. Nel cestino c'è un altro lenzuolo, un altro asciugamano, un altro cuscino. Da dove sono entrati? No, non mi piace questa cosa. Dovremmo iniziare subito, ragazzi. Dunque, qui no. Qui. Ok, chiudiamoci dentro. Chiudiamo questa fottutissima porta. Ok. Se vengono qui almeno avremo un po' di tempo per resistere. Asciugamano, cuscino, lenzuolo, asciugamano. Un'arma. Un'arma per difenderci da questi zombie che ci vengono a cercare qua dentro. Non penso uno spazzolino da denti possa essere considerato un'arma. Ok. Non vedo nessuno per ora. Non so dove sono entrati. Ho paura. Qui mi sembra di esserci già stato. No. Ok. Munizioni da 9 mm rivista. Si inizia a trovare qualcosa di differente. Intanto prendiamo un po' di munizioni. Prendiamo anche la rivista. Borsone, munizioni da 9 mm e zaino. Prendiamo le munizioni. Cuscino, rivista, zaino. Ok. Andiamo in bagno. Niente di nuovo. Antidepressivi. Penna weapon, sul serio? Ok ragazzi, meglio di niente. Mettiamo nel nostro coso principale. Meglio di niente, nel senso meglio andare a pugni. Meno li pugnaleremo con una penna. Che bello. Non vedevo l'ora di difendermi dagli zombie prendendoli a pennate. Oh, qui c'è del sangue. Sangue vuol dire che qui c'è passato uno zombie. Andiamo a vedere qua dentro. Abbiamo sete. E sento degli zombie. Oh, oh. No, no, rumori brutti. Dunque, ragazzi, andiamo qua. Dunque. Scusiamo una candeggina, andiamo a bere. Ok. Andiamo a vedere qua cosa c'è. Cuscino lenzuolo, naturalmente. Rivista per la noia, ma in questo momento ci serve tipo ho paura di quello che c'è dopo questa porta. Dove cazzo sono questi zombie, ragazzi? Non qui, per fortuna. Forse sono a questa porta che bussano. Siamo un bel po' circondati in questa posizione. Cuscino, lenzuolo, pettine. Ma un coltello. Cioè, non chi è? Topo morto. Pericoloso da crudo, però lo possiamo mangiare, che bello. Abbiamo già un po' di cibo. Magari una cucina e ci trovo un coltello da cucina. Mi sa che questo tuntun è a questa porta qui. No, invece no. Hello? Invece mi sa che la porta fa giù in fondo. Speriamo che non la sfondino a breve. Dunque, asciugamano, cuscino, lenzuolo. Nel cestino non c'è niente. Niente di nuovo, diciamo. Che era quel rumore differente dal solito. Candeggina, rasoio, item. No. Vitamine potrebbero essere utili. Prendiamole. Ok. Allora. Qua dentro. Niente. Cuscino rivista, fino al cestino c'era diversa roba, mi sembra. Sì, una matita. Un'altra arma. Siamo annoiati, seriamente. E abbiamo fame. Ci servirebbe una cucina per cucinare il nostro fantastico topo morto, per iniziare con stile questa nuova partita. Insomma, chi non mangia un topo morto non è felice.
O sbaglio, borsone, cuscino, pettine, portafogli, zaino, tech in grande però. Quello che ho io è normale. Quindi prendiamolo. Andiamo a prendere tutto quello. Oh, no, ok. Tutto quello che è qua dentro. Andiamo a metterlo, oh, no, nella borsa normale. Lenzuolo 11, ok, ma quanto ci vuole per i lenzuoli? Ok, dovremo aspettare. Ragazzi, questi zombie vogliono entrare insistentemente. Prendiamo queste munizioni. 3, 2, 1. Quanto ti ci vuole, Madonna? Munizioni, pillole, riviste e vitamine, su. Pillole, rivista, vitamine, bravo. Dunque, zaino da trekking grande lo mettiamo al posto di questo. Dunque, qui facciamo rimuovi. Questo facciamo indossa sulla schiena. Oh! Era molto vicino quel rumore. Prendiamo tutto. Tranne la panna e i pantaloni. Questa roba la mettiamo dentro il borsone per levarci un po' di peso alle spalle, dai. Ok. Ok, dai. Ci siamo, siamo a 4 su 12 di peso addosso. Oh, quello zombie sta venendo qua. Ragazzi. Ok. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Hello? Ok. Te non ci hai visto, vero? Stai camminando così per gli affari tuoi. Sono zombie. Oh mio Dio, quanti sono. Oh mio Dio, quanti cazzo sono. Dobbiamo andare di qua. Oh cazzo. Ragazzi, siamo nella merda. Dunque. Oh. Salve. Ho una penna. Ho una penna e so come usarla. Ok. Ehi, oh, ho pigiato Q. Ho pigiato Q. Entriamo qua velocemente. Entra qua. No, no, va bene. Ok. Oh, no. Morgan. Ehi, venite qua. Ok. Vediamo un pochino quanti ce ne abbiamo dietro, davvero tanti. Dunque, dobbiamo studiare una tattica possibilmente funzionante. Siamo spaventati, davvero? Perché? Non abbiamo neanche uno zombie dietro. Gigamart. Bello Gigamart, è tipo pieno di zombie, però è bello. Dunque, sì, anch'io lo penso così. Dunque, voi mi state inseguendo, però io non. Cioè, non mi interessava che voi mi seguivate, proprio. Food market, intanto che c'è. Ragazzi, siamo nel centro di questa città, tipo. Proviamo a vedere se riusciamo a passare di qui. Ok. Vediamo se c'è un'altra uscita. Non nelle braccia di uno zombie, magari. Oh, oh. No, 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 no. Oh mio Dio, ragazzi, ma quanti sono? Qui c'è un lenzuolo. Non nella terra, non nella terra. Ok, ragazzi, ok. Con calma, stiamo camminando. Non ci sono zombie che ci possono attaccare in questo momento. Non ci sono zombie che ci possono prendere. Aiuto, aiuto. Corriamo, corriamo, via. Che casino. Questa mappa è molto più difficile, molto più piena dell'altra. Ok. Wow. Chiusa, immaginavo. Ok. Oh mio Dio. Via. Qui.
Abbiamo pure sete e fame. Ragazzi, lì ce ne sono troppi. Ok. Abbiamo un esercito di zombie dietro e davanti ne abbiamo un altro. Ah, via, 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 via. Ok, c'è un benzinaio qui. No. Se non sbaglio, questo è il benzinaio del video di Martin, del primo video, quindi no. Allora. Salve. Salve. È un bel casino, eh. Apriti. Va bene, va bene, va bene, va bene, non si apre. Dunque, di qua quanti sono? Non troppi, eh. Si sono un po' fermati. Cerchiamo di non riattirarli troppi. Va bene. Sembra che si siano calmati un bel po', eh. Magari di allontanarci un po'. Siamo stanchissimi. Dunque, ragazzi, andiamo a prendere. Oh! Non è il momento di ragionare su niente. È pieno di zombie anche in mezzo alla foresta qui. A parte foresta, chiamiamola foresta per modo di dire. Ah no, no, ladrino. Oh! No, è pieno ovunque! Pieno ovunque! Ok, andiamo qui. No, 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 no. No, è ingiocabile questa mappa. Cioè, forse sono partito in un punto sbagliato io. Ma è veramente un casino. Ok. Vediamo questo. Questo sta venendo in qua. Anche quello. Wow. Che potenza! Vai via. Ok. No, 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 no,
Quanti cazzo siete? Oh. Ok, dai. Bisognerebbe riuscire a entrare velocemente, magari. No, no. Va bene. Quindi no. Questa è aperta? No. Ok. Di qua. E ce ne sono pochi. È dietro di me, no. Ok, anche qui ce ne iniziano ad essere diversi. Guardiamo se riusciamo. No, immaginavo. Ok, ragazzi. Ah. No. Come mai? Ah, c'è una rete. Vai, scavalca. Oh. Dunque, avrei bisogno di stare tranquillo per 5 minuti, si può? È 2 ore che corro. Dentro. Perfetto. Vediamo se qui c'è un modo di uscire. Ok. Mi sa di no. Mi sa di no. Mi sa di no. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio. Ok. Ragazzi, addio mondo crudele. È stato bello. Un po' breve, ma è stato bello. Oh. Quanti sono? Ok. Ragazzi, abbiamo attirato tutto l'isolato però.
Apriamo la finestra. Andiamo a entrare. Su. Non ci arrendiamo, non ci arrendiamo. Dunque, andiamo a ottenere delle bende. Applica benda. Stanno arrivando. Stavalchiamo. Ok. Vediamo se... Oh, ok, qui siamo in una cucina. Quindi vediamo se troviamo... Vabbè, innanzitutto una padella. Un pugna primario, subito. Vediamo se troviamo tipo un coltello da cucina o qualcosa di comunque efficace come arma. Ok, ragazzi, leviamo da qui. Ok, cerchiamo di attirarli qua. Qui, ok, non c'è nessuno. Proviamo a uscire. Ok. Nascondiamoci e cerchiamo di stare nascosti per un po'. Allora, intanto guardiamo la nostra condizione di salute. Siamo ferita molto leggera, bendato. Dobbiamo vedere se siamo, se ci trasformiamo in zombie o no, perché potrebbe essere tranquillamente finita quella, la partita. Dunque, andiamo in quella direzione. Non sembra che nessuno ci consideri per adesso. Potremmo aver trovato una situazione tranquilla, per modo di dire. Abbiamo una fame che caschiamo in terra. E abbiamo ugualmente sonno. Cerchiamo di uccidere questo intanto. Dai! Oh, ok. Non ci ha visto nessuno. Bene. Andiamo a vedere se lo zombie ha qualcosa. Mettiamoci un maglione. Ok. Mettiamoci. Oh, ok, ragazzi. Allora, cerchiamo di avanzare lentamente. Per controllare. Oh, ce li sono qui. Ok, quello ci ha visto. Quelli stanno tutti cercando di entrare là. Quello forse ci ha visto. Qui è pieno. Ok, vieni, dai. Oh, no, 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 no. Ti stai sbagliando. Sdraiati. Ok, zombie morto. Prendiamo tutto quello che ha, ovvero un bel cazzo. Solo questa si sta avvicinando anche per lontananza. Buttiamola giù, buttiamola giù. La nostra padella è abbastanza resistente. Colpiscila. Giù per terra. Ok. Quella è lì, vieni. Ok. Allora. Gonna, vitamine, vabbè, vitamine. Ok, ragazzi, allora. Con calma. Cerchiamo di entrare. Ok. Allora. Questi scaffali è pieno di roba da mangiare. Sì, va bene, perfetto. Allora mangiamo un arancio. Abbiamo un sonno della Madonna. Abbiamo bisogno di una sedia. Ci basta una sedia, ragazzi. Andiamo a vedere qua dentro se. Se riusciamo a trovare qualcosa. Dunque, qui sembra ci sia una scala. Andiamo a vedere. Ok, buono questo posto. Andiamo a vedere di sopra. Sì, un divano. Dormi. Sì, voglio dormire. 3:40 di notte, signori. Andiamo a dormire. Dopo essere sopravvissuti in una maniera terrificante alla giornata. E siamo dentro una specie di mart, di piccolo supermercato. Facciamo una dormita esagerata, siamo pure accaldati perché abbiamo il maglione. E io ho paura di svegliarmi con gli zombie. Però invece no. Ok, allora, per questo video chiudiamo qui, ci rintaniamo qua dentro. Ci rintaniamo qua dentro.
Siamo dentro a questa specie di supermercato, cercheremo nel prossimo video di equipaggiarci in maniera migliore e cercare di rispondere a quella che è l'orda di zombie qua sotto, perché ce ne sono davvero tanti. E potrebbe essere interessante appunto esplorare questo luogo. Dunque, qui che cos'è? Una specie di finestra. Andiamo un po'. Ce la fai? Lo prendo con un non si apre. Vediamo questa. Non riesco a capire dove dà questa finestra, sinceramente. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo a vedere di qua. Ah, ok, siamo sopra al negozio, penso. Dovremmo riuscire magari a bloccare qui perché loro possono salire dal piano terra. Comunque, per adesso rintaniamoci qua dentro, come abbiamo detto. Cercheremo di equipaggiarci a modo di rispondere all'offensiva zombie, anche se questo mi sembra un forbici. Forbici non so quanto danno facciano, però prendiamole. Dovremo rispondere all'offensiva zombie perché sono davvero tanti e non abbiamo niente per difenderci. Possiamo colpirli solo a padellate. Quindi è un po' un casino e studieremo il modo di magari equipaggiarci anche in questo negozio di verdure. Cioè, io ho trovato solo delle verdure, poi magari c'è anche qualcos'altro. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, come sempre, mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Brick2Play. Un saluto a tutti a Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.